siamo qui con una romana di origine, vero? Ecco, però vive a Salerno. Ecco, la decisione di vivere a Salerno invece di vivere a Roma, perché? Ma perché prima di tutto è una cittadina bellissima di mare e poi per l'amore mi sono trasferita. Capito. Ecco, ci troviamo qui a Colle del Monforte, tu è la prima volta, vero, che vieni. Ecco, che impressione hai avuto anche venendo fin qui con la moto? Davvero dei paesaggi naturali bellissimi, spettacolo della natura. Sì, quello sì, è vero, molto fresco, molto cioè un bellissimo paesaggio, e poi ci sono tante bellissime persone, tante moto, e ci siamo fatti un bellissimo giro, anche perché conoscevo l'organizzatore, che è una persona valida, che organizza sempre cose fatte molto bene. Ne avevo sentito parlare e quest'anno siamo riusciti a venire. Adesso ci godremo la giornata e vediamo. A te piace molto la moto, vero? Girare, stare diciamo dietro il motociclista o portare anche la moto? Porto anche la moto, ma mi piace anche stare con mio marito dietro e fare la zavorrina. Mi diverto comunque. Siamo con un'altra bikers di Napoli. Ecco, diverse bikers di Napoli, ecco le immagini, bene. È la prima volta che vieni qui, qual è la tua prima impressione? Allora, questa è la mia primissima esperienza, l'impressione è positiva, bella compagnia, bella gente, bellissimi posti, un paesaggio meraviglioso, un'accoglienza al top, bellissimo, non ho altre parole. Invece per voi qual è il giudizio in merito a questo raduno per quanto concerne anche il paesaggio naturale, che si presta molto bene? Ottimo, ottimo, bellissimo, veramente una bella esperienza da rifare sicuramente. Per lei? Zona da ripetere sicuramente come esperienza, la prima volta anche per me. Come è andato con la moto? Tutto bene, noi siamo stati qua l'anno scorso e quest'anno abbiamo portato un po' di amici, abbiamo fatto una grande pubblicità perché il territorio e Don Mimmo lo meritano. Altri motociclisti, come si evince dalle immagini, qui al raduno di Corleto. Sono arrivati in piazza, vedete come si dice. Salve, buongiorno. Bene, buongiorno. Salve. Buongiorno. Come va? Tutto bene? Come andava? Benissimo. Dimmi. Bellissimo posto, bellissimi panorami, stupendo. Grande. Lei da dove viene? Da Napoli. Bene, sarà una giornata molto interessante per quanto riguarda la montagna, vero? Bellissimo. La montagna è bella, a me piace tanto, ma qui panorami stupendi. Per lei, mi scusi, prego. Uguale, uguale, uguale. Ecco, lei è giunto con una moto appunto. È un Dragstar 1100. Bene, bene, perfetto. Un altro bikers giunto con una Harley Davidson. Una Harley Davidson, beh, proveniente da. Prego. Veniamo da Salerno, come tutti gli anni, questo è il terzo anno. Grande raduno, raduno molto interessante, oggi si raggiungeranno oltre i 1000 metri sul livello del mare. Sì, sì, un buon itinerario, un bel posto, noi veniamo tutti gli anni appunto per questo. Siamo bene, si mangia bene, ogni anno ci scopriamo posti nuovi, perché in 2 giorni non riusciamo a fare tutto il giro. Però un anno facciamo un giro in un paese, in un altro paese un altro anno, in un altro anno in un altro paese. Quindi siamo alla scoperta del Cilento, che è una zona bellissima, cioè la gente va fuori Italia, quando poi a Salerno abbiamo posti stupendi, incantevoli, quindi consiglio a tutti l'anno prossimo che ci raggiungiate qua a Corleto Monforte. Salve, buongiorno, siamo qui a Corleto Monforte all'ennesimo raduno, un raduno sempre importante che pone in essere l'attenzione dei bikers. Qui nelle immagini un bikers che è la prima volta che viene qui a Corleto Monforte. Ecco, alla fine davvero sarà un raduno molto interessante, vero? Ma credo di sì, il percorso è stato molto bello da fare in moto, una serie di curve in montagna, troppo bello. Adesso vediamo il da farsi. Infatti ricordo che in realtà il raduno qui si svolge, bisogna percorrere cioè saliremo su una montagna di 1000 metri sul livello, oltre 1000 metri sul livello del mare. Sarà davvero molto interessante. Beh, mi auguro, come prima esperienza qui in... Ecco, lei con quale moto è giunta? Ecco, abbiamo qui la moto del biker, è una appunto Kawasaki. Kawasaki N500 Custom? Sì, sì, una Kawasaki 500. Bene, c'era da molto tempo? Questa sì, dal 94, dal 98. 90. Diciamo, lei è diciamo, affezionata al marchio Kawasaki? Sì, 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 io preferisco questa qui come modello, come moto, anche perché sono affezionato da...
è stata la prima moto, non si dimentica mai. Siamo con Antonio, un altro centauro qui presente all'evento del raduno a moto di Corleto Monforte. È la prima volta, qual è la sua impressione? Sì, è la prima volta, ho sempre provato a venire, finalmente quest'anno ci sono riuscito. Sono molto contento di essere qui, anche perché conosco Mimmo, Don Mimmo, per cui sono doppiamente felice di essere qui. Bene, ecco, la sua moto è una moto molto interessante da un punto di vista tecnico. Sì, è un KTM 1290 Adventure, già il nome vuol dire tutto, anzi Super Adventure. È abituato a lunghi tragitti, questo qui è stato un piccolo diversivo, però diciamo che abbiamo trovato una bellissima strada, molto suggestiva, bei paesaggi, aria pulita e frizzante, bellissima. Bene, ecco, e sull'avventura quest'oggi sarà davvero molto interessante percorrere la strada di montagna. Sì, e io sarò pronto con tutti i miei colleghi centauri, siamo pronti praticamente. Siamo da Ponte Cagnano, abbiamo associazione mototuristica Picentia Riders, che accomuna amici dei Monti Picentini, che è effettivamente lo stesso spirito delle persone che stanno qua. Ecco, alla fine lei è giunta di nuovo qui, ha rinnovato l'appuntamento perché si è trovata molto bene al raduno moto di Corleto Monforte. Sì, mi sono trovata benissimo l'anno scorso, quest'anno anche, e speriamo che oggi sia una bellissima giornata come le altre volte. Ed ecco che qui c'è il reparto iscrizioni, c'è Don Mimmo che in realtà sta aiutando con i suoi collaboratori per quanto concerne le iscrizioni, come si evince dalle immagini. Questa è l'ennesima edizione, un'edizione molto importante, quest'anno infatti si raggiungeranno i 1000 metri sul livello del mare. Le viene da Salerno, un'ennesima edizione molto importante. Indicabile, guardi, è un'esperienza fatta col cuore, non solo con le moto ma anche col cuore, che c'è un po' di tutto qua, bella gente, aria bella, oggi non piove, cosa positiva che non piove, ieri tanta acqua. Hikers proveniente da Napoli, un raduno molto importante per scoprire il territorio. È una bella zona, si sta bene, gente per bene, è un bel posto, è tutto da vedere. Sì. E con quale moto è venuto? Con la California 3, una bella moto, 32 anni c'ha questa moto. È un mezzo però molto pesante, cosa ne pensa lei? Oh, è una bellissima moto, è leggera, sembra pesante ma è una moto leggera. Forse è diversa rispetto a quelle del passato. Sì, è un po' diversa, sì. Comunque mi trovo bene. Siamo qui con Marcella proveniente da Napoli. Ecco Marcella, davvero sarà un raduno molto interessante, arriveremo su una montagna di oltre 1000 metri. Sì, fantastico, non vediamo l'ora di fare questo bellissimo giro, speriamo di beccare un po' di fresco e di rilassarci un po' in mezzo alla natura, grazie a Don Mimmo che ci ospita questo bellissimo panorama. Tu sei già venuta altre volte, come ti sei trovata Marcella? Benissimo, è già il secondo anno che vengo e ci torno di continuo perché è troppo bello. Con il presidente del motoclub Valle di Sessola, buongiorno. Ecco, alla fine davvero spettacolare, lei è già diverse volte che è venuto, vero? Sì. Si è trovato ha rinnovato l'abbonamento perché si è trovato bene. Sì, mi sono trovato benissimo, poi una zona accogliente, Don Mimmo eccellente, cerca in tutti i modi di accontentarci anche se le richieste spesse volte sono un poco esagerate. Comunque è una bella zona, complimenti anche a tutti quanti i cittadini perché si mettono a disposizione, quando ci vedono ci applaudono, quindi insomma alla fine diciamo che siamo in famiglia, quindi ci fa piacere ritornare sempre e sempre con grande onore. Grazie. Ecco, con quale moto lei è giunto qui? Io ho due moto, ho qualcuna in più ancora, però oggi sono venuto con la moto Guzzi, la California. Bene, quindi davvero è piacevole stare qui a Corleto Monforte, siamo qui in piazza. Sì, è vero, sì. Congratulazione, complimenti e in bocca al lupo. Occasione per salutare tutti gli amici motociclisti e ricordatevi, anche quest'anno sarà un successo. Stanno arrivando altri motociclisti qui a Corleto Monforte, come si evince dalle immagini. Buongiorno, come sarà questa giornata? È ottimo. Ottimo. Bene, da dove viene? Giffoni. Con quale moto è venuta? Non ho capito. Honda.
Altri motociclisti qui in arrivo, abbiamo sempre l'Harley Davidson, altre moto di notevole interesse, come si evince dalle... Salve, buongiorno, come va? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Come sarà questa giornata secondo lei? Bellissima, se non piove. Bene, e poi le volevo chiedere, andremo a 1000 metri sul livello del mare, secondo lei? Già ci sono stato, bel posto, ottimo. Bene, abbiamo un altro biker, Polis. Salve, buongiorno, da dove viene lei? Da campagna. Bene, bene. Secondo lei quali sono le attese per questo raduno moto? Ma è la prima volta che vengo, quindi spero che sia una bella giornata, ovviamente. Qual è stata l'impressione percorrendo le strade del Cilento e degli Alburni? Le strade del Cilento sono molto belle, ovviamente. Bel panorama, naturalistico molto, quindi ci aspettiamo una bella giornata. Ecco, siamo con un altro biker, lei è già venuto altre volte, vero? Si è trovato benissimo? Ottimo. Bene, in realtà è venuto con un'altra moto, quale moto? No, sempre questa, la Shadow Custom. Ecco, ritiene molto interessante questo raduno perché fa vedere veramente le bellezze, le ricchezze sia degli Alburni che del Cilento. Del Cilento, sì, sono d'accordissimo. Bei posti da rivedere, da visitare, chi non l'ha fatto. Siamo con un altro motociclista, di quale club? Velocità, Fanco e Gloria, di Potenza. Ma questo titolo è molto lungo. È perché è un motoclub che occupa diverse tipologie di moto, dall'enduro, il cross, lo stradale, l'epoca, un po' di tutto. Siete molti iscritti? È abbastanza, più di una trentina. Bene, ecco, in realtà è la prima volta che vieni qui? Sì, però il paese lo conosco, però il motoclub è la prima volta che viene in questo motoraduno. Bene, vabbè, quindi già hai attraversato le strade precedentemente, davvero è bellissimo il paesaggio. Sì, effettivamente sì, cioè, il paesaggio è molto bello, turisticamente è una bella zona e mi piace molto, sì. Siamo con dei Phil Buggers qui nelle immagini, carissimi utenti. Salve, buongiorno, davvero una giornata eccezionale qui a Colle di Monforte. Rispetto a ieri, oggi è bellissimo, ieri abbiamo preso un po' d'acqua. Dico, sarà davvero una giornata eccellente per quanto riguarda il tour in montagna a 1000 metri sul livello del mare. Ah sì, indubbiamente una giornata piacevole con gli amici, visitando i luoghi del Cilento e cercando di portarli avanti e farli conoscere, magari farli rappresentare anche agli altri. Una passeggiata merita in questi posti. Ecco, siamo qui con i ragazzi di Sala Consilina, i bikers. Bene, qual è la vostra impressione venendo qui? No, è una bella manifestazione organizzata bene, bella accoglienza e come prima impressione positivissima. Ecco, quest'oggi è prevista la visita al museo e in più andremo oltre i 1000 metri sul livello del mare. Cosa ne pensa? No, come giro è organizzato bene, si vedranno bei posti, per l'altitudine penso non ci saranno problemi. Abbiamo appunto il Moto B, come si evince dalle immagini. B250 Sport Special del 73. E niente, questa è una moto che abbiamo restaurato noi, io, mio fratello e mio padre. E niente, è il primo giro, è la prima volta che la usiamo. Siamo con un altro motociclista, un altro biker. Salve, buongiorno, è la prima volta che viene? Sì. Qual è stata l'impressione? Beh, l'impressione è stata, per me è stato buono, pure perché qui l'organizzatore, che il prete, è un gran signore e sono signori tutti quanti, quello che posso dire è un'impressione buona. Con quale moto è giunto qui? Una Honda. Honda. Bene, il paesaggio è davvero straordinario? Sì. Qui praticamente dinanzi al municipio di Colle di Monforte c'è lo spazio per poter in realtà fare colazione. I bikers, vedete, fanno colazione. Siamo con il sindaco Sicilia, sindaco di Corleto Monforte. Ecco, diciamo, c'è una costanza nel seguire questo raduno a Corleto Monforte. Secondo lei anche questo è turismo, vero? Sicuramente, è il modo migliore per far conoscere il nostro territorio, la nostra realtà, le nostre bellezze, le nostre potenzialità, che ce ne sono tante, a partire da un patrimonio ambientale unico nel suo genere, un paradiso da visitare, e con un grande attrattore culturale che può essere il museo naturalistico, che raccoglie circa 1500 animali imbalsamati di tutta Europa, 20.000 tipi di insetti e soprattutto una valenza scientifica che è unica nell'Italia meridionale.
ecco, davvero Don Mimmo è riuscito a creare una fonte di attrazione turistica soprattutto per i motociclisti che sono appassionati di moto e dare a loro comunque uno spazio per poter girare tra Cilento e Alburni, perché comunque insomma non è semplice venire qui perché bisogna venire di giorno, insomma non è tanto semplice, anche perché bisogna conoscere bene le strade, quindi in realtà ha dato una grande opportunità per far conoscere maggiormente il territorio anche ai salernitani. Sicuramente, ringrazio Don Mimmo per l'impegno e la costanza nel realizzare questo evento che sicuramente porterà i suoi frutti nel tempo. Certamente, come ripetevo prima, è l'unico modo per poter cercare di far conoscere le nostre realtà, realtà che vengono sempre più apprezzate negli ultimi tempi. C'è una maggiore presenza dei visitatori, questo sta a significare che chi è venuto è ritornato ed ha passato sicuramente la parola affinché venisse qui a visitare questi luoghi. Ecco, sindaco, un'ultima domanda da un punto di vista comunale. Giustamente i comuni attraversano un periodo critico, c'è un periodo delicato per quanto riguarda i costi economici, l'economia, i bilanci eccetera, però lei giustamente sta cercando di sviluppare una politica turistica e di accoglienza dei visitatori per quanto concerne il turismo vero e proprio. Sì, infatti noi innanzitutto a Corleto oggi possiamo dire che abbiamo 100 posti letti letto e quindi già questo ci può consentire di fare turismo perché ci sono le strutture ricettive. A questo stiamo aggiungendo un qualcosa in più, cioè quello di mettere a sistema il tutto e dare al visitatore tutto quello che è necessario e soprattutto per fargli vivere momenti di relax così come è giusto che deve farlo chi va in vacanza. Ottima, tutto buono e grazie all'amministrazione. Siete dei gentleman. Vediamo che la colazione ci sono diversi panettoni, diverse crostate di marmellata del posto, i cantucci, vedete, di qualunque tipo, a cioccolato, a mandorla, poi ci sono diversi panettoni. Sì, buongiorno, come va? Tutto bene? Beh, si sta facendo colazione qui, benissimo. Ecco, voi da dove venite? Da Controne. Bene, 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 davvero un'esperienza interessante, l'anno scorso non ce l'avate? C'ero. È stata davvero, voi avete rinnovato l'appuntamento perché in realtà diciamo, è stata molto interessante. E ci fa piacere venire, stare in compagnia, poi per Don Mimmo questo è l'altro. Quindi. La colazione è andata anche bene. Perfetta la colazione, ottimo. Cacionaro, nel paese di Ottati, e poi saliremo su in montagna al rifugio Panormo, dove c'è il pranzo, che è offerto a metà prezzo, giusto per essere chiari e corretti. Ringraziamo la popolazione di Corleto che ci ha messo a disposizione gratuitamente la colazione, sperando che sia stata di gradimento, ma penso proprio di sì perché l'ho assaggiata pure io, è buona. Su questo non c'erano dubbi. Ringraziamo il sindaco, l'amministrazione per l'impegno e anche per la disponibilità che hanno offerto e qui presente c'è il sindaco il quale in questo momento dà anche il suo saluto di benvenuto a questo momento che si vede consolidato nel tempo. Siamo alla terza edizione, purtroppo ieri il tempo ha fatto dismettere parecchie prenotazioni, però al di là di questo oggi vedo che c'è stata e c'è una buona partecipazione. Quindi sentiamo un attimo il saluto del sindaco, poi ci organizziamo e andiamo al museo. Grazie Don Mimmo. Innanzitutto rivolgo a tutti voi un saluto di benvenuto a Corleto, a chi invece già conosce, perché credo che parecchi di voi già hanno partecipato, hanno avuto modo di partecipare alle altre edizioni. Naturalmente do un saluto di nuovo, di benvenuti a Corleto, questa piccola realtà dell'entroterra della provincia di Salerno, un territorio che esprime grande potenzialità dal punto di vista ambientale e soprattutto con il museo naturalistico possiamo dire che diciamo un grande attrattore che può consentire al visitatore di trascorrere un momento diverso e conoscere una realtà particolare che è unica nell'Italia meridionale. Voglio ringraziare naturalmente Don Mimmo per l'impegno ancora una volta, siamo arrivati alla terza edizione e beh anche con il cattivo tempo però vedo che la partecipazione è nutrita, anzi qualcuno di loro mi diceva che anzi è stata ancora più bello perché
avere diciamo, questi momenti particolari anche di difficoltà rende la visita ancora più bella. Io non posso che quindi ringraziarvi a voi per aver scelto quindi di trascorrere questa giornata nella nostra realtà, sui nostri territori degli Alburni, e spero che sia di vostro gradimento. La giornata ci accompagna, sembra bella, però no, bisogna, come dire, la provvidenza metterà la sua parte, farà la sua parte. Quindi buona giornata e buon divertimento e buona permanenza al Corleto. Com'è stato questa visita al museo? Ma io la trovo molto interessante, mi sono soffermato soprattutto sui rapaci perché sono degli animali che a me piacciono moltissimo. Comunque la vedo abbastanza, anzi molto completa. Vedrò dell'altro probabilmente, perché vedo che da quella parte c'è gente e c'è altro materiale da guardare, insomma. Grazie. Ecco signora, come lo vede questo museo? Mi scusi signora? Come la vedi? Questo museo è meraviglioso, è stato messo insieme con tanta tenacia e molta professionalità. Mi piace moltissimo perché ti dà proprio il senso della cultura in questo, cioè nel campo degli uccelli. Beh, come giudica questa visita al museo? Molto interessante, non mi era mai capitato di vedere un museo di questo tipo, è una bella cosa. Con Don Mimmo, salve, buongiorno. Ecco Don Mimmo, di nuovo successo di questo motoraduno organizzato da lei con il supporto anche dell'amministrazione comunale, prego. Bene, sì, ci ritroviamo alla terza edizione di questo evento, motoraduno nel Fasanella, perché è un motoraduno che comprende tutti i comuni presenti su quest'area. Ovviamente ci auguriamo che il primo, il secondo e anche il terzo, dopo aver riscosso un grande successo, possa fomentare e accrescere il desiderio di far conoscere questo territorio. Adesso abbiamo visitato il Museo Naturalistico degli Alburni per la sua importanza e per le specie che sono presenti in questa struttura. Ovviamente le condizioni del tempo di ieri sono state un po' cattivelle, però nonostante questo i ragazzi hanno sfidato le intemperie e sono stati presenti. Quindi ringrazio tutti coloro che hanno dato il loro manforto, la loro disponibilità, quindi ai sindaci, le rispettive amministrazioni, la diocesi, la parrocchia che rappresento io, gli sponsor, quindi la banca Montepruno
la Banca BCC di Aquara, Convergence, il Museo Naturalistico degli Alburni, Idria e il dottor Gasparri, perché è anche attraverso di loro che tutto questo è stato possibile realizzare. Quindi cosa dire? Per poter visionare quelle che sono le precedenti edizioni di questo evento basta andare sul sito Corleto Monforte Moto Raduno ed escono anche le interviste dove fanno un po' vedere e raccontano come abbiamo vissuto e svolto questi avvenimenti. Quindi il piacere di poter trasmettere e comunicare questo evento, la sua bellezza, con l'augurio che l'anno prossimo, anche attraverso la visione di questo video, ci possa essere ancora maggiore partecipazione. Grazie a tutti e vi aspetto l'anno prossimo numerosi.
Allora, giù diceva prima Don Mimmo, c'è la sorgente del fiume Fasanella e al di sotto dell'area della sorgente c'è una zona che si chiama Fasanella, dove sorgeva l'antica città distrutta nella famosa congiura di Capaccio nel 1246. Da quella distruzione nacquero tre paesi, Sant'Angelo, Ottati e Bello Sguardo. La scoperta della grotta invece è avvenuta nel 1100, quando Manfredi, signore di Fasanella, venne in questa zona a caccia con il suo falcone, che inseguì una colomba e non vedendolo ritornare chiamò i suoi servi, fece rimuovere i massi che c'erano qui davanti e c'è stata la scoperta della grotta. Si narra che l'apparizione dell'arcangelo sia avvenuta proprio in quel giorno al principe e che questo luogo per sua volontà sia stato adibito a culto, quindi è sempre stata una chiesa. In passato un'abbadia dei Benedettini, a differenza però di quella di Cava, l'abbadia di Cava dipende dalla diocesi di Amalfi, l'abbadia di Sant'Angelo era talmente ricca ed importante che si autogestiva, cioè non dipendeva dalla diocesi locale. Il pavimento è un gotto napoletano datato 1614, c'è la data all'ingresso sul pozzo. Oltre alla data c'è lo stemma dei Caracciolo, perché i Caraccioli stavano pure qui a Sant'Angelo e quattro di loro sono stati abati di questa abbadia. Abbiamo tre altari, l'Immacolata, Gesù Morto e San Michele. L'Immacolata è una tela del Settecento ed è stata restaurata grazie ad una vincita televisiva. Una ragazza che abita qua nel centro storico fece una foto alla grotta e inviò ad una trasmissione su Rai 1 di Magalli. Fu sorteggiata questa foto la sera del venerdì 23 dicembre dell'89. Lei riuscì a ricordarsi l'estrazione di tutta la settimana e vinse 50 milioni lei di vecchie lire e gettoni d'oro e 50 milioni la trasmissione li offriva al comune per una qualsivoglia opera. Lei che abita nel centro storico e particolarmente devota a San Michele scelse di restaurare questa tela. Là vedete c'è l'altare dedicato a Gesù Morto, c'è l'immagine del Cristo Morto davanti, mentre se guardate in alto dietro all'altare ci sono altri affreschi che sono stati purtroppo in passato coperti con l'altare. Là invece c'è l'altare dedicato a San Michele Arcangelo, c'è una statua in marmo di Carrara del 600. A Sant'Angelo festeggiamo San Michele due volte l'anno, l'8 maggio e il 29 di settembre. L'8 maggio ricorre l'apparizione dell'Arcangelo in tutti i luoghi micaelici, mentre il 29, sapete, la festa dei tre Arcangeli. Quindi c'è la novena, 9 giorni prima dell'8 maggio, 9 giorni prima del 29 di settembre. In più i matrimoni soprattutto vengono celebrati qua in grotta o i concerti. L'anno scorso il 27 di dicembre Beppe Servillo e il 28 Francesco Baccini. E poi i motoraduni, come oggi autoraduni che organizziamo ogni tanto. Io voglio a nome dell'amministrazione ringraziare Don Mimmo e tutti voi giustamente che siete venuti. Fate foto e soprattutto voglio che facciate pubblicità a questo posto perché come vedete merita tanto. Grazie a noi.
Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. C'è una preghiera anche alla Madonna. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Sei preparato? Bravo. Preparatissimo. Si vede che frequenti la parrocchia. Bravissimo, reverendo. Allora vogliamo, ecco, in questa giornata ringraziare il Signore. Come avete visto sul dépliant dell'evento, ho messo anche un tema che rispecchia la dimensione del creato, quindi amare, custodire e celebrare il creato. E non a caso, sia l'anno scorso, sia l'anno precedente, sia quest'anno, ci troviamo in mezzo alla natura, questo luogo stupendo, meraviglioso, all'altezza di 1300 metri. Quindi siamo nel bel pieno della natura. Possiamo quasi dire alle pendici della vetta del Panormo, che se non ricordo male qui c'è un sentiero due ore circa per poter raggiungere questa vetta, che ha un'altezza di 1700 metri. Quindi anche questa potrebbe essere una possibilità, un invito per i più temerari, ma non oggi, in un altro contesto, in un'altra giornata, poter venire qui e fare anche un po' di escursione, come già da tanti anni molti fanno. Allora ringraziamo il Signore per questo avvenimento, per averci fatto ritrovare insieme. Ovviamente non celebreremo la messa perché con i tempi non ci siamo. Ringraziamo chi ci offre questo pranzo a metà prezzo. Quindi quello che noi gustiamo oggi non ha il valore che avete pagato, ha un valore molto più alto. Però è giusto simbolico, perché ci sono le spese, quindi dobbiamo anche sovvenire e sopperire, se no li facciamo impoverire, neanche mi sembra giusto e mi sembra corretto, per un motivo molto semplice: noi italiani quando dobbiamo mangiare non badiamo a spese, questa è una grande verità, per cui la conserviamo e la custodiamo sempre, amiamo anche e soprattutto il buon cibo, e qui vi garantisco che il cibo è buono ed è eccellente. Quindi grazie anche a Pasquale, alla cooperativa Antece, che quest'oggi ci ospita con questo occhio di riguardo a ciascuno di noi. Vogliamo anche offrire al Signore le difficoltà di molti di noi, difficoltà che si sono anche superate, ma che sicuramente ancora qualcuno conserva. Ecco, non perdiamo mai la luce della speranza, non perdiamo mai il dono della fede, e siamo sempre fiduciosi nella grazia e nell'amore di Dio. Adesso invochiamo la benedizione del Signore su di noi, sul cibo e anche sulle nostre moto. Quando mi si chiede una benedizione per le macchine, per le moto, la mia preghiera è sempre questa: Signore, benedici questo autoveicolo, questo motoveicolo, perché l'uomo, percorrendo le strade del mondo, non abbia mai a smarrire il senso della vita. Ecco, Signore, accolga questa nostra preghiera, ma soprattutto ciascuno di noi metta il proprio impegno a vivere nella lode e nel ringraziamento quelli che sono i tempi che il Signore ci offre. Quindi auguri a tutti, buon pranzo a tutti. Poi dopo aver terminato il pranzo o durante il pranzo, chi vuol visitare le grotte di Castelcivita passa da me, ritira il ticket. Bisogna stare lì prima delle 6 per avere l'ingresso gratuito alle grotte. Senza il ticket alle grotte gratuitamente non si entra. Quindi questi sono gli orari, per cui calibrate anche le bevande che berrete, in modo tale che potete organizzare il tempo con quello che avete mangiato e bevuto.
Allora, il Signore sia con voi, ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Adesso riceviamo l'aspersione con l'acqua santa. Accompagnami, cioè, fai il chirichetto. Funziona bene sta fraschetta. Disperde abbastanza. Siamo arrivati a Monte Panormo, come le sembra? Bene, è tutto bello. Il giro è stato straordinario, vero? Sì, bellissimo. Bene, bene. Com'è stato il giro? Bellissimo, tranquillissimo, ci siamo divertiti, siamo stati bene, tutto bello. Lei? Bel giro, il panorama è fantastico. Salve, salve, com'è andata il giro? Benissimo, è andato benissimo, una bella organizzazione, complimenti a Don Mimmo, sempre molto molto preciso. Per lei com'è andata? Prego. Benissimo, ottima organizzazione, bella. Soddisfatto? Sì, soddisfatto. Prego, per lei com'è andata, mi scusi, com'è stato il giro? Benissimo, benissimo, bellissimo, bei posti. Bene, com'è stato il giro per lei? Benissimo. Per lei il giro di montagna arrivare fino a qui? Bellissimo, ottimo. Com'è andata per lei, mi scusi? È andata benissimo, un bel giro. Il giro di montagna è andato bene? Sì, sì, molto bene. Te com'è andata? Prego. Bene, ci siamo divertiti, grazie. Te? Super adventure. Ah, ecco, la romana, com'è andata? Benissimo, ci siamo divertiti tanto e poi questo tragitto che abbiamo fatto è bellissimo nei boschi. Per te com'è andata? Oh, ottimo, ma adesso si sta proprio freschi, una sudata prima, però oggi è proprio ok. Per te come va? Abbiamo fame. Per te com'è andata? Siamo un bel posto qui. Bellissimo posto, si mangia benissimo, aria fresca e si sta da Dio. Per te come va? Va benissimo, è un posto bellissimo, il parroco è una persona... Il posto è bello qui, vero? È una favola, è qualcosa di... è un sogno. Bene, il posto è davvero incantevole. Sì, splendido. Bene. Il posto è spettacolare. Il posto è spettacolare, ottima cucina, ottimo posto, sotto la faggeta. Per lei come va? Bene. Davvero è bello questo posto, è straordinario, vero? Prego. Ah, è stupendo il posto, veramente una grande location, ci piace tantissimo. Siamo col fotografo Giuseppe Marchione, anche lui ha seguito da un punto di vista fotografico il moto raduno. Ecco, alla fine è davvero spettacolare questo paesaggio. Sì, veramente questa manifestazione sta continuamente sta crescendo continuamente. Io è la terza edizione che partecipo, devo dire che quest'anno c'è veramente tantissima gente. Speriamo negli anni prossimi la manifestazione possa crescere ancora di più, anche per valorizzare i nostri luoghi, farli conoscere a tante persone, ed è anche un momento poi di aggregazione sociale dove si passa una giornata in compagnia, in allegria e di grande festa. Siamo col DJ Brigno. Ecco, il rifugio Panormo, secondo te è importante, vero? Cioè, bellissimo e spettacolare questo posto. Allora, qui ci troviamo in un'altitudine bellissima. Siamo ai piedi, come ha detto il nostro parroco, ai piedi del Monte Panormo. Qui c'è un'oretta e mezza, arriva in cima, dove c'è 1742 metri di altezza siamo. Qui si mangia bene, si sta nella natura, è un piacere. Invito la gente che si faccia una camminata, venga a fare un fine settimana qui, che è piacevole.